Ci siamo, mancano poche ore al fischio d'inizio di Brescia-Foggia, una partita importantissima e allo stesso tempo difficilissima perché la squadra di Grassadonia andrà a giocare contro la prima forza del campionato, la capolista. E come arriva il Foggia a questa partita? Diciamo che arriva incerottato in difesa perché saranno assenti Denis Tonucci, diffidato dovrà saltare la gara di quest'oggi. Sarà anche assente Gianmarco Ingrosso, ha da diverse settimane dei problemi che lo costringono a restare fuori dal manto erboso e probabilmente resterà in panchina anche Luca Martinelli per gli stessi problemi muscolari. Priverà Grassadonia di una pedina in più da schierare nell'organico difensivo. Ma ci sarà un'assenza anche a centrocampo. Salterà il match Massimiliano Busolato. Ricordiamo le due giornate di squalifica ottenute contro il Lecce termineranno proprio questo pomeriggio. Probabile formazione, si viaggia verso la riconferma del 3-5-1-1, che tecnicamente possiamo anche immaginarlo come un 3-5-2. In porta il confermatissimo Nicola Leani, difesa a 3 composta da Luca Ranieri, ottime le sue prestazioni insieme a quelle di Marcucci con la nazionale Under 20. Accanto nel terzetto difensivo Jean-Claude Billong e probabilmente giocherà dal primo minuto il capitano, sicuramente avrà la fascia. Giuseppe Lo Iacono, centrocampo a 5 con Oliver Craghi largo sulla sinistra, nel cuore del cerchio del Rigamonti andranno a disporsi Ciccio Deli, Leandro Greco e Alberto Gerbo, mentre invece sulla destra sarà possibile rivedere il grande ex Marco Zambelli, Zambelli che nelle ultime ore ha ancora dichiarato amore alla sua squadra, la squadra che lo ha reso grande. In attacco, ballottaggio, un po' tutti si contendono una maglia dal primo minuto, soprattutto c'è un duello Galano-Chiaretti, e c'è anche un duello, un ballottaggio Mazzeo-Iemmelo. Dal nostro punto di vista andrà a giocare dal primo minuto Cristian Galano, mentre invece Mazzeo e Iemmelo giocheranno una maglia dal primo minuto fino a poco prima del fischio d'inizio. Mazzeo perché entrando a partita in corso contro il Cittadella ha mostrato tutta la sua rabbia, la sua grinta agonistica, tanto da riacciuffare il risultato, mentre invece Grassadonia vorrebbe ridare fiducia al bomber calabrese, a Pietro Iemmello, e quindi cercarlo di farlo sbloccare per accendere una sfida nella sfida. Quella tra Pietro Iemmello e Alfredo Donnarumma per stabilire in 90 minuti chi è il vero re della Serie B, anche se quest'anno dal punto di vista di cifre di gol realizzati Donnarumma è senza dubbio in vantaggio. Sarà una partita importantissima, il Foggia non dovrà perdere, ma si spera non dovrà neanche pareggiare, dovrà puntare solo alla vittoria perché dopo la gara contro le Rondinelle la squadra di Grassadonia dovrà riposare per una settimana. A causa del campionato dispari a 19 squadre. Quindi, se il Foggia oggi non dovesse vincere, tra 2 settimane potrebbe ritrovarsi davvero in fondo alla classifica, sommerso da diverse squadre, dal Crotone, dal Padova, dal Venezia, dall'Ascoli, che ha ridotto la distanza con la zona calda. Vincere per dare fiducia, per dare una scossa all'ambiente. Ricordiamo che mancano solo 8 gare al termine del campionato e con un pizzico di ottimismo, un pizzico di fortuna, ma soprattutto un giusto contributo dagli 11 che scenderanno in campo, la salvezza non sarà poi così lontana.